fatto molto piacere, che mi hanno detto se ho piacere di partecipare a questa cosa. Intanto sono ritornato all'Olimpico dopo tanti anni che non calpestavo l'erba dell'Olimpico, e vedere questi bambini così entusiasti mi ha fatto molto molto piacere. Ho conosciuto Stefano Guarnieri, la signora e la figlia, li ho conosciuti stamattina, e mi ha colpito la sua serenità, la sua grande serenità, molto molto. Poi dopo abbiamo fatto un'altra cosa a Viareggio con Marino, perché io sono stato in Cina nei giorni scorsi e non ero sicuro di poter essere presente stamattina, e l'abbiamo fatto lo stesso, l'abbiamo messa lì nel caso in cui non c'era paese, invece sono riuscito a tornare ieri sera. Tra le tante cose che le grandi soddisfazioni che portano, che arrivano vincendo, diventando campioni del mondo con la maglia della propria nazionale, che vi assicuro che è la più grande soddisfazione in assoluto che si possa provare, non c'è assolutamente paragone con certo Champions League europee, Champions League asiatiche, Coppe intercontinentali. Vincere il campionato del mondo è una grande. Ma però ti porta poi anche delle grandi responsabilità, perché ti chiamano sempre a parlare con i giovani, a parlare con le istituzioni, a parlare con gli sportivi, con i corsi manageriali, non manageriali, insomma un sacco di... E io ricordo sempre di quanto sia importante, quando si avvicinano i bambini allo sport, soprattutto gli sport di squadra, non solo gli sport, anche gli sport individuali, ma soprattutto lo sport di squadra. Prima di tutto ai bambini insegna a socializzare, a stare con gli altri, a vivere con gli altri, a dare qualcosa agli altri e a prendere qualcosa dagli altri. Insegna a considerare nelle prime partite l'avversario non come un nemico, ma come un avversario da superare in maniera reale e legale. Insegna i primi momenti di rispetto dell'autorità, intesa come prima di tutto come genitore, poi come allenatore, come compagno di squadra un po' più anziano, insomma, insegna a rispettare delle regole. Se nel periodo di crescita di un ragazzo, bambino prima, ragazzo poi, giovanotto dopo, prima di arrivare uomo, il lavoro che è stato fatto è un lavoro positivo, poi succedono delle cose meravigliose come quelle che sono successe a me, e cioè che mi sono trovato con un gruppo di giocatori di grandissima qualità tecnica, ma soprattutto di grandissima qualità umana e morale nel 2006, e quello è il motivo perché possiamo diventare campioni del mondo. Sì, perché erano bravi giocatori, ma soprattutto perché erano degli uomini fantastici e degli uomini che hanno ricevuto un'educazione nel passato, nella loro gioventù importante. Tant'è vero, ho fatto tutto questo, questa cosa. Dopo il mondiale vi ricordo che si parlava tanto di codice etico, no? Nazionali, così, no? E Materazzi in un'intervista disse, non sapete qual è stato il nostro segreto? Perché noi abbiamo sempre rispettato le regole senza che nessuno ce l'abbia mai imposte. Questo cosa significa? Significa che hanno ricevuto un'educazione giusta, un'educazione importante, ed ha portato a diventare uomini senza il bisogno assillante di dover rispettare le regole. Le regole non devono essere una cosa che si rispetta con la frusta, deve essere una cosa che si porta dentro nella vita quando si cresce. È chiaro che abbiamo simpaticamente fatto delle analogie fra il cartellino rosso dell'arbitro e la paletta rossa del poliziotto. È vero che ci sono delle analogie, però se non si rispetta una regola in campo, al massimo si può prendere un'espulsione, no? O una squalifica, che non si gioca la prossima partita se non si rispetta la regola sulla strada, le conseguenze sono molto molto diverse e più gravi. Io sono felicissimo di aver partecipato a questa cosa e vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie, abbiamo più avanti con Panza chi consegna i suoi oggetti a favore della platea e di Vittorio.